Da una parte la mamma di Giulia, Loredana, dall'altra la madre del suo assassino e poi l'altra donna di Impagnatiello, la collega italo-inglese di 23 anni con la quale aveva stretto una relazione parallela. È un'udienza chiave, probabilmente la più importante, quella che si sta svolgendo oggi davanti alla prima corte d'assise di Milano per il processo ad Alessandro Impagnatiello, imputato per aver assassinato con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese del loro bambino Tiago. A parlare per prima in aula è stata la ex amante di Impagnatiello, testimone principale dell'accusa, che con le sue parole ha rivelato a Giulia l'inganno nel quale entrambe erano cadute e poi ha inchiodato Impagnatiello davanti agli inquirenti. Nel corso della sua deposizione, la 23enne ha ripercorso la relazione con il barman da settembre 2022 fino all'incontro con Giulia e poi l'omicidio. Volevo salvarla da una persona non onesta, il figlio andava salvato da un padre così. La testimone chiave, inizialmente protetta da un paravento grigio, ha poi chiesto di rimuoverlo per poter guardare in faccia Impagnatiello nella gabbia degli imputati, ma lui, chino e muto, non ha mai alzato lo sguardo per tutta la durata dell'udienza.